Ele Badia, Stefan Ayola. Anwesend. Ich, Stefan Ayola, schwöre alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten. Nessuno vuole fare il Papa. Il coro, mormorato a mezza bocca, che si leva dalla Cappella Sistina mentre il conclave sta per eleggere il nuovo pontefice, è piuttosto chiaro. Non io, signore, pensano, sperano i cardinali uno ad uno. Ma ad uno di loro deve per forza toccare. Il prescelto, al termine di svariate sedute che somigliano ad un esame di maturità, è il cardinal Melville. Senta, ha problemi con la fede. Melville non vuole essere lì, ha paura, chiede aiuto. E alle alte sfere vaticane non resta altro che affidare con scetticismo il Papa in pectore ad uno psicanalista, il più bravo in circolazione. Abemus Papam, dodicesimo film di Nanni Moretti in concorso al prossimo Festival di Cannes, è perfettamente centrato nella cinematografia dell'autore capitolino, che continua a mostrare con assoluta fermezza la crisi di una società, lasciandola intravedere crepe e abissi, mascherandoli dietro ad un riso quasi isterico. In un film in cui sono ben visibili le due anime, quella più squisitamente umoristica legata alla vita in Vaticano dello psicanalista e la drammatica crisi umana di Melville, manca quella fusione che armonizzi le diverse parti della storia. Ne fa le spese il personaggio interpretato da Margherita Bui, solo abbozzato e per nulla approfondito, nonostante sia l'unica figura a rapportarsi davvero con l'angoscia del Papa, resa con magistrale bravura dallo straordinario Michel Piccoli. Data e ritorno, no. Moriamo.